Aggiornamenti sul futuro di Lazar Samardžić, un giocatore che sta creando un vero caso di calciomercato. Ne parliamo oggi qui su FCM News Sport, che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito, quindi se vi va di seguirci vi basta iscrivervi in maniera totalmente gratuita e lasciare un like ai contenuti. Soprattutto ditemi la vostra qui sotto nei commenti su quello che è il giocatore in sé per sé, cioè Samardžić arriva o non arriva. Occhio però, perché Di Marzio, tra un Samardžić e l'altro, ha fatto un altro nome che francamente non ci aspettavamo e che è uscito fuori dal nulla. Chissà che questo non possa essere un nome quasi da depistaggio, cioè un nome che esce fuori lì e che può creare un po' di confusione in questo momento alla situazione. Ma andiamo a fare un riepilogo generale su Samardžić. Eh sì, perché ieri sera la Juventus ha vinto contro il Frosinone 4-0, grande tripletta di Milik, esaltazione allo stadium anche per un super Kenan Yıldız che continua a diventare sempre più un giocatore simbolo di questa squadra. Però l'attenzione era anche abbastanza indirizzata verso quello che era il colpo di mercato di cui si parlava tanto, ossia Samardžić contreso tra Napoli e Juventus. Attenzione, ancora non è deciso nulla, non è un colpo Juve, non è definitivamente sfumato da parte del Napoli. In questo momento il Napoli ha un vantaggio per quanto riguarda l'accordo con l'Udinese e la Juventus ha un vantaggio per quanto riguarda l'accordo col giocatore. Intanto ieri proprio con Di Marzio, accanto a Di Marzio c'era Balzaretti, che è il DS dell'Udinese. Leggiamo cosa ha detto: non c'è nessuna vicinanza col Napoli per la cessione di Samardžić. Ogni giorno mi metto personalmente al lavoro per tenere il ragazzo concentrato sul campo. Con suo padre inoltre i rapporti sono ottimi. Ma attenzione, perché non è finita qua, perché Di Marzio ha rilanciato un'altra notizia, perché, e ora ci arriviamo a Samardžić. Però dice la Juventus, se fino a qualche giorno fa sul centrocampo diceva vabbè, se c'è un'occasione ok, ma vedremo, dall'altro lato ora invece dice no, abbiamo bisogno di un innesto, probabilmente perché si è resa conto che Coppa Italia e campionato sono ormai due obiettivi da portare a casa. Cioè oggi la Juventus non è più come due mesi fa, cioè tengo vicino all'Inter, vediamo come siamo da qui a febbraio-marzo. No, ora la Juventus ha la percezione di vincerlo, di poterlo vincere realmente questo campionato, perché l'anno scorso a marzo, o meglio a febbraio, già gli obiettivi erano belli che finiti. Ora siamo a gennaio ed è ancora tutto aperto. Allora che succede? Intanto partiamo dalla situazione Samardžić, che è nella lista dei giuntoli e che in questo momento ha un accordo con, o meglio il papà di Samardžić ha un accordo con giuntoli sulla base di 3 milioni di euro. La volontà dei bianconeri è quella di anticipare il colpo, quindi non parlare di giugno ma direttamente oggi. Ma la notizia abbastanza clamorosa di Di Marzio è che la Juventus, siccome vuole assolutamente un obiettivo per gennaio, nel frattempo, durante la trattativa per Samardžić, si è interessata anche per chi? Per un giocatore dell'Atalanta. Voi mi direte Coop Miners? No, perché la stessa Sky Sport ha parlato di un interessamento Juve per Coop Miners, ma l'Atalanta ha detto, signori, meno di 50 non se ne parla. E lì la Juventus ha fatto dei chiari passi indietro facendo capire che non è alla portata juventina attualmente. E quindi la Juventus sta pensando a Ederson. Secondo Di Marzio, la Juventus sta facendo un sondaggio anche per Ederson, centrocampista dell'Atalanta, anche lui, brasiliano, classe 1999, quindi anche lui molto giovane, che sta facendo una grande stagione contro l'Atalanta e che sarebbe un giocatore per cui stravede Allegri. Cioè lo stesso Allegri che avrebbe fatto il nome di Ederson a giuntoli, chiedendo la possibilità di comprarlo. L'Atalanta non vuole privarsi né di Coop Miners né tantomeno di Ederson, ma se con Coop Miners c'è proprio muro totale, con Ederson potrebbe esserci qualche spiraglio. È chiaro però che nel giorno di Samardžić, beh, non si può che pensare al centrocampista serbo. E non vorrei che la situazione, Ederson sia un modo anche per, diciamo, creare un po' di confusione di mercato, perché quando poi siamo vicini a una trattativa e poi di colpo spunta un altro nome, le cose sono due: o la prima pista è stata abbandonata totalmente, oppure, mi viene da pensare, è possibile anche che la Juventus possa aver invece messo in mezzo questo nome di Ederson per confondere un po' le idee, per far magari allentare un po' la presa. Nel frattempo però, sulla situazione Samardžić, c'è anche, come vi ho detto, il Napoli, che però secondo me ancora di più ora si vede una confusione non soltanto fuori dal campo ma anche dentro il campo, perché dentro il campo lo vediamo: prima Garcia, poi Mazzarri, è un Napoli che non è più quello dello scorso anno,
ma anche fuori dal campo c'è tanta confusione. Intanto De Laurentiis in questo momento non si sa se in Italia, in Spagna, ancora è da accertare la sua presenza. È un Napoli che senza De Laurentiis non fa mercato. Soprattutto Samardzic sembrava fatta, poi di colpo sfuma. E nel frattempo ci sono altre due piste che il Napoli sta sondando, perché esattamente come la Juventus, il Napoli vuole avere il piano A, il piano B e il piano C, come spesso vi dico nel mercato, quando si fanno tanti nomi, perché si vuole sviare, o perché evidentemente ci sono vari piani, il piano A, piano B, piano C, fino ad arrivare a chissà quale lettera. Il piano A del Napoli in questo momento è Samardzic, chiaramente. Ma siccome si è capito che Samardzic evidentemente non è così tanto affidabile da un punto di vista contrattuale, e allora si ci guarda intorno. E quindi un altro nome che è stato fatto è stato quello di Traoré, giocatore che arriva direttamente alla Premier League ma che ha avuto parecchi problemi fisici. Più che altro il Napoli non lo ha ancora preso, è stato proposto. Perché di fronte alla situazione legata a Samardzic, gli agenti di Traoré, ex giocatore del Sassuolo trasferitosi appena un anno e mezzo fa proprio in Premier League, gli agenti che hanno visto che in Premier League l'esperienza non sta andando granché bene, un po' come quando se ne andò Scamacca, Scamacca e Traoré vengono vendute la stessa estate al Sassuolo, ecco che lì però non si sono trovati per niente bene. Allora cosa succede? Succede che è stato proposto questo ragazzo al Napoli e il Napoli ci sta pensando. C'è un'ulteriore trattativa che però interessa il Napoli, ed è lì che il Napoli vuole anche andarsi a fiondare, e sarà decisiva la giornata di oggi o massimo quella di domani per capire la fattibilità di questa operazione, che è Barak, altro centrocampista questa volta della Fiorentina, che il Napoli sta sondando in queste ore. Quindi Napoli e Juve sono entrambe su Samardzic, ma entrambe hanno dei piani B, piani C per valutare alternative. Sta di fatto comunque che Samardzic rimane, diciamo, uno dei giocatori che tutti vogliono. La Juventus però ad oggi come lo può pagare Samardzic? Mentre il Napoli ha i soldi pronti, freschi, dalla cessione di Elmas, e quindi i 25 milioni sono arrivati dall'Ipsia, la Juventus ha una sola formula per poterlo prendere: il pagherò. Cioè ti do una parte che è in prestito, ti do un prestito oneroso, che evidentemente deriva da che cosa? Dalle cessioni al Palermo di Ranocchia, punto A, ma credo che quei milioni, quei 3,5 possano essere utilizzati per fare che cosa? Per andare su Thiago Giallo a bloccare Thiago Giallo, che già praticamente un colpo è già fatto, e attenzione la percentuale di Dragosin, che tra i 4 e i 5 milioni, che è diventato ufficialmente giocatore del Tottenham, potrebbero servire per il prestito oneroso all'Udinese. Questo ci fa capire bene o male com'è la situazione. Cioè la Juventus potrebbe dare questi 4 milioni che arrivano dal Tottenham direttamente, girarli all'Udinese, e poi diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo a giugno, determinate condizioni tipo la qualificazione in Champions, quindi roba abbastanza plausibile, con un'offerta dai 13 ai 16 milioni, totale tra i 18 e i 20 milioni di acquisto per la Juventus. Vedremo se l'Udinese accetterà, perché neanche questo è poi così scontato. Io ho l'impressione che alla fine questa operazione si chiuderà, ho questa percezione, ma poi vedremo. Secondo me il nome di Ederson è un nome buttato lì per confondere un po' le acque, staremo a vedere. Io però voglio sapere da voi cosa ne pensate di Samardzic. Secondo me è un giocatore che invece può dare una buona qualità, vedo molto scetticismo in giro su Samardzic, invece secondo me è un giocatore che si farà notare, si farà valere, ha le carte in tavola verso un giocatore da Juventus, è ancora giovane e lo prendi ancora poco. Staremo a vedere se arriverà effettivamente in bianco-nero, ma non quello di Udine, bensì quello di Torino, della Juventus.